Buonasera, bentornati su Sai che in Puglia. Questa sera ci troviamo all'inaugurazione, vogliamo dire così, di questa serata itinerante di musica con la dirigente Carmela Pellegrini. Buonasera e soprattutto raccontaci che cosa sta succedendo questa sera. Buonasera a tutti, innanzitutto stasera abbiamo noi il piacere di condividere con i nostri studenti, con le loro famiglie, con la gente di Castellani in generale, un ritorno alla vita normale. In che senso? Noi come scuola abbiamo una tradizione di concerti, di eventi di Natale, bloccato tutto l'anno scolastico scorso per via del Covid. Quest'anno ci siamo riorganizzati partendo proprio dal valore della musica, sapendo quanto la musica in questo momento, no, di storico, di epidemia, di pandemia, ha sostenuto i cuori di tutti quanti. E quindi noi che abbiamo la scuola secondaria con un indirizzo musicale, con un'orchestra perfetta, quale migliore occasione del Natale per poter tornare a essere l'Istituto Tauro Viterbo così come lo siamo sempre stati. Stasera è la seconda di quattro serate di un progetto che si chiama appunto Natale, la scuola si veste di emozioni. Martedì sera abbiamo ospitato l'evento Letture sotto l'albero dedicato ai bimbi della scuola dell'infanzia. Stasera ci fanno compagnia gli studenti della scuola Viterbo con i loro meravigliosi sottofondi musicali di ogni genere e tipo. Non solo i bambini, gli studenti del corso musicale, ma abbiamo anche delle classi ordinarie del corso normale che si sono comunque volute esibire in dei cori strepitosi. Completa l'evento il percorso itinerante che parte dalla scuola Tauro, da questo ambiente che è l'Androne, prosegue per il padiglione della Tauro, terza tappa la chiesa di San Giuseppe. Al termine del tour musicale c'è il mercatino di Natale, perché non può mancare a tutti gli eventi, più il momento dello street food. Allora io suggerirei magari step by step, poi magari ci interfacciamo così con i prossimi step della musica, va bene? Perfetto. Ok, a dopo. Grazie per questa partecipazione numerosa, è come se fosse l'inizio di un nuovo giorno, anche se in realtà ci vediamo col buio, ma è l'inizio di un nuovo giorno. Avevamo sospeso questa abitudine che ormai era, come dire, un evento consolidato dell'Istituto Tauro Viterbo. L'emergenza Covid ci aveva bloccati, quest'anno abbiamo avuto il piacere di poter riprendere la tradizione del concerto di Natale, concerto che ha come protagonisti innanzitutto i ragazzi della scuola musicale, corso musicale Silvia Viterbo. Grazie nuovamente, quest'anno ci siamo inventati, no, la novità dell'ensemble. Eravamo abituati a suonare con i cori anche di sottofondo in strutture più grandi. Ci siamo riadattati con quello che ormai si definisce un atteggiamento resiliente. Visto il problema, lo superiamo e troviamo una strategia, no, per migliorare anche le prestazioni. Io non voglio perdere, come dire, altro tempo nelle mie lunghe spiegazioni, anche perché dietro abbiamo altra gente che giustamente si deve accomodare. Do il via ai nostri cari docenti e ai nostri alunni. Prego. Thank you.
Adesso dove ci troviamo e in cosa si devono esibire? Allora, ci troviamo nel padiglione della scuola Tauro e qui abbiamo un altro ensemble composto da clarinetti e chitarre. Gli ensemble sono dei piccoli gruppi musicali, tutti clarinetti, tutti chitarre, che si alternano e si avvicendano nell'esecuzione dei brani. Anche questa è, come dire, una modalità di lavorare che permette, anzi ancora meglio, di rispettare i tempi, gli step della musica, crea l'armonia, crea anche il rispetto delle regole e anche una certa impostazione che è, come dire, una dote fondamentale per tutti i musicisti o perlomeno per chi vuole fare un po' di musica. Bene, proseguiamo il nostro giro. Carmela, è questo stupendo albero, raccontaci. Questa è una meraviglia della creatività, no? Fatto da bimbi e maestre che ovviamente in questo contesto di biblioteca da sistemare, da belle idee, hanno pensato di riprodurre un albero di Natale con tutta una serie di volumi, di libri, una dotazione importante di libri in carico a questo istituto che per l'occasione sono stati abbelliti, no? Vestiti a festa perché meritavano anche loro di vivere le emozioni del Natale. Bravi, bravi tutti. Allora proseguiamo con il nostro iter musicale e di bellezza. Certo, andiamo. Bene, ora ci troviamo in una bellissima chiesa. Vuoi dirci adesso cosa accade? Siamo all'interno della chiesa di San Giuseppe con il coro dei ragazzi della scuola secondaria Viterbo. Loro sono un coro organizzato in una classe di corso ordinario, quindi non seguono il curriculum musicale, ma proprio perché la musica è al 100%, no, di tutta la nostra offerta formativa, viene comunque incentivata anche all'interno dei percorsi normali. Il coro è diretto dalla professoressa Maria Antonietta Buongiorno con l'accompagnamento musicale della maestra Francesca Lippolis e del professor Stefano Palumbo. Quindi una serie di sinergie tra le diverse competenze dei docenti che fanno presa sugli studenti, li attraggono, li motivano e vengono fuori, no, questi lavori splendidi con un misto di competenze e conoscenze perché c'è anche un repertorio sardo, sì. Giusto professoressa? Sì, un gospel, un repertorio sardo, una ninna nanna sarda di Sassari. Perfetto, quindi siamo anche poliglotti, no? Incentiviamo le lingue diverse. Benissimo. Allora possiamo proseguire ancora con questo iter? Certo. Benissimo, certo. Allora mercatino. Andiamo avanti. Mercatino. Andiamo al mercatino. Cos'è che offrono in questo, sì, mercatino? L'ultimo step del nostro percorso, no, si conclude con il tipico mercatino di Natale perché nelle scuole i lavori, il Natale è una cosa seria, quindi le maestre insieme ai bambini a partire dalla scuola dell'infanzia e anche tutti gli alunni della scuola Giacomo Tauro hanno realizzato una serie di manufatti splendidi che vengono esposti, no, in questa serata a conclusione del nostro mercatino e del nostro tour musicale. Ciao a tutti, ci ritroviamo questa sera per la seconda serata. Cosa bolle in pentola? Allora, questa sera il Natale l'abbiamo voluto rivivere in quello che è la sua espressione massima, no? Il presepe. Per cui abbiamo i bimbi delle classi quinte della scuola Giacomo Tauro che nell'arco di 10 giorni hanno organizzato, grazie alla guida delle loro instancabili maestre, un presepe vivente all'interno del cortile della nostra scuola. Un presepe vivente ispirato a quelli che sono i mestieri della tradizione, mestieri che un po' si sono persi col passare del tempo, quindi c'è anche, come dire, un versante educativo in questa rappresentazione, perché si richiamano tutti i lavori passati ed è bello mantenere le tradizioni quantomeno nella mente.
Allora, quindi direi proprio che ci possiamo, diciamo, dirigere e certo, magari raccontarli step by step. Ok? Andiamo. Okay. Allora, possiamo partire e vedere un pochettino questo bellissimo presepe vivente. Presepe vivente della scuola Giacomo Tauro. Benissimo, quindi ora iniziamo. L'accoglienza è fatta da questo splendido albero di Natale illuminato, e così come sono illuminate con le lucine anche tutti gli alberi del nostro cortile. Abbiamo voluto ricreare un'atmosfera particolare quest'anno, no? Un'atmosfera che riscaldasse i cuori anche dopo questo periodo di pandemia. Allora, Carmela, cosa racconta questo presepe? Allora, la prima ambientazione è quella di un mestiere antico come il fabbro, e vediamo i nostri bimbi qui che lavorano con gli attrezzi di una volta e quindi stanno, come dire, riproducendo tutte quelle che erano le attività dei fabbri. Accanto ai fabbri abbiamo anche il falegname, risorse importanti per la comunità dell'epoca ma anche per noi oggi. Anche qui abbiamo i nostri fruttivendoli alle prese con la vendita, no, di frutta, verdura, ortaggi di stagione. C'è anche qui, no, un lavoro sulle competenze, i cicli della natura, ciò che è del periodo del Natale e dell'inverno. Allora, questo è l'angolo degli impasti, no? Abbiamo il nostro forno, anche qui la riproduzione di come si faceva il pane, la pasta fresca, tutte quelle che erano le attività di panificazione di una volta, anche queste importanti per la comunità. Adesso, questo lo so, questa è la famosa stricatora, è vero? Ti ricordi della stricatora? Certo. Quante volte l'hai usata? Certo, mai, sempre mai. Lavatrice io, sono fan delle lavatrici. Le donne sempre al centro, fulcro della famiglia. E in questa riproduzione vediamo quindi i bimbi alle prese, le bambine, lavandaie, stireria, ricamatrici, chi lavora all'uncinetto, ai ferri, quindi tutto questo patrimonio di cultura che un tempo era, come dire, un'abilità che tutte le ragazze avevano e che adesso stiamo facendo riscoprire alle nostre bambine. Magari realmente poi se si poteva incentiviamo fare... È un'idea, ovviamente un'idea progettuale per l'anno prossimo, no? Riscoprire il ricamo, il cucito, anche perché si sono appassionate a questa, sono entrate nel personaggio nel miglior modo possibile. Bellissimo, bellissimo. Sì, è l'atmosfera magica della ricreata, no? Dai nostri bimbi ma anche dalle splendide famiglie che hanno accolto subito il nostro invito, sostenendoci in tutti i modi. Infatti potete ammirare sicuramente, no, l'abbigliamento dei bimbi. Abbiamo il bue e l'asinello in pelliccia, abbiamo la Madonna con San Giuseppe e il nostro bambinello. Siamo nell'angolo, no, della natività. Io vedo arrivare i tre re magi, fantastici. Ovviamente non potevano mancare i re magi con i loro doni, no? Prego, prego. Vengono a far visita a Gesù. Sì, ma al presepe, non a me, grazie. E quindi abbiamo ricreato, no, questa capanna con questa location particolare, tra virgolette dismessa rispetto agli altri stand, che rappresenta la semplicità della famiglia di Betlemme. Anche questo un invito a tornare ai veri valori del Natale, Natale fatto di semplicità, di spirito di condivisione, di gioia e di allegria, che sono poi i sentimenti che stanno vivendo i nostri alunni. Anche il mercatino di Natale, no, nelle scuole rappresenta un evento clou di tutti gli anni. Nel mercatino di Natale le maestre riversano, no, insieme ai loro bimbi tutta la passione, tutta la creatività possibile e immaginabile, ma anche un vero e proprio senso estetico. Il mercatino è fatto quindi da tutti i manufatti dei bimbi delle due scuole dell'infanzia, Arcobaleno e Via Grotte, e dei bimbi della scuola primaria Giacomo Tauro, che coordinati dalle loro docenti hanno realizzato una serie di decorazioni per alberi, decorazioni per tavola, eccetera, che sono in vendita al mercatino di Natale. È tutto per Sai Che in Puglia, ti ringrazio ancora tantissimo. Grazie a voi, grazie a voi per la disponibilità, grazie è a voi tutto. Per aver dato questa botta di vita qui a Castellana Grotte, e Sai Che può interessare o coinvolgere anche te. A presto! Grazie per aver visto il video, sicuramente è stato di tuo gradimento. Per realizzare altri video abbiamo bisogno del tuo aiuto. Iscriviti al nostro canale. A te non costa nulla.
per noi invece è molto importante, così ci aiuti a rendere più popolare il Sai che in Puglia.